È la squadra che insieme a Juve Stabia, Salernitana e Benevento si giocherà fino alla fine la promozione in Serie B. Il gruppo che ha conquistato di più dentro le mura amiche è tra quelle che hanno subito di meno nel torneo. La Casertana una corazzata e basterebbero queste poche statistiche per confermarlo. Dal giro di boa in poi, però, sembra aver tirato il freno a mano. La squadra della Reggia è reduce dal successo contro la Paganese, ma nelle precedenti tre gare del girone di ritorno ha raccolto solo due punti. Uno in trasferta, dove domani alle 14:30 proverà a recuperare il terreno perso, portando via da Cosenza l'intera posta in palio. Ad attendere i campani, un gruppo, quello silano, altrettanto affamato di punti. Stesso obiettivo del Catanzaro, che alle 16 andrà a caccia di conferme sul campo del Matera, un fortino di fatto inespugnabile. L'ultima sconfitta in casa dei Lucani è datata 2 novembre, proprio contro una calabrese, la Vigor Lamezia, impegnata domenica alle 18 con l'altra squadra lucana del torneo, il Melfi. Ironia della sorte, la compagine che solo sabato scorso è stata messa sotto proprio dal Catanzaro.